Ciao, il progetto di oggi è questa bambolina con le gambine articolate. Vi spiego innanzitutto come fare questi ganci che vanno attaccati nel corpo, nelle gambe e nella testolina. Taglio 5 pezzi di filo di rame, sarebbe meglio filo di rame o di alluminio perché non ossidano, e con l'ausilio di queste pinzette faccio così. Nella parte superiore, piego il filo di rame in questo senso e poi nell'altro senso lo vado a rigirare per formare il gancetto, e il filo che ho portato giù lo giro intorno al filo di rame per fare questa capocchia. La parte eccedente che sporge la accorcio. Cerco di sistemare questa puntina perché non sia fuori posto, e poi in basso bisogna fare un uncino perché così si fa presa nella pasta e non il ferretto, il filo non esce dalle gambe o dal corpo. Quindi faccio la stessa cosa giù, faccio questo movimento, poi la rigiro e formo questo uncino, questo qua. Lo taglio un attimino, un po'. Ecco, dovete formare 5 di questi gancetti perché servirà due per le gambe, due per il corpo e uno per la testolina. Ecco, ora faccio gli altri due che mi rimangono da fare e poi andiamo a fare la bambolina. Potete usare anche questi ganci da bigiotteria, però vi consiglio di usare dello smalto trasparente, passare uno smalto trasparente, però non garantisco perché non ho mai provato, quindi non so se poi si va ad ossidare o meno. Oppure potreste usare un nastro di carta bianco adesivo, però ecco, ripeto, non ho provato mai, quindi non assicuro il buon risultato. Una volta quindi che avete fatto i gancetti, li tenete da parte, e per la testa utilizzo 10 grammi di pasta. Formate una pallina, la mettete sul piano di lavoro, schiacciate lievemente e poi, non alla metà, un po' più giù, formate la linea che va a formare il punto in cui si vanno ad inserire le perline. Quindi cercate di pisciare le linee che avete fatto con la stecca. Poi con uno stuzzicadenti si vanno a creare i fori dove vanno inseriti gli occhietti. Quindi, dove avete fatto la linea di in basso, andate a fare un foro e nell'altro senso pure. Questa bambola io non metto la bocca perché non l'ho messa, comunque volendo potete anche fare la boccuccia. Uso delle perline di 3 mm color ematite, li metto ben dentro. E cerco di sistemarle per benino. Ecco, una volta fatto questo, io vado a farlo asciugare sulla spugna. Per quanto riguarda le gambe, dovete utilizzare
4,2 grammi. Di solito le gambe converrebbe lavorarle assieme, quindi, perché così siete sicuri di fare della stessa dimensione, della stessa lunghezza. Quindi il rotolino è di circa di 3 cm. Quindi fate l'uno e l'altro di 3 cm. E poi li posizionate sul tavolo da lavoro, sul piano da lavoro, e a circa 1 cm fate questo segno e alla metà fate quest'altro segno. Mentre lavorate una gambina, l'altra la mettete sotto una campana di plastica, così che non si secchi, così che non si rovini, e intanto lavorate questa, assottigliate la caviglia, e poi dove c'è il polpaccetto qua andate ad abbassare il piedino, allungate un po' e con una stecca andate a formare il calcagno, assottigliate bene, avete formato quindi il piedino, quindi lo rifinite per benino, ecco, cercando di dare questo tipo di segno alla pasta, e poi dove c'è il polpaccio fate così e andate a abbassare la pasta sotto verso il basso e nella gambina verso su per togliere le linee. Qua sopra non c'è bisogno di lavorarlo più di tanto perché vanno inseriti i ganci e quindi non serve. Ecco, dove c'è qua sul davanti, dove c'è all'altezza del ginocchio, spingete un attimino, schiacciate un attimino e poi andate sempre a, ecco, volendo fare il ginocchio si fa così, partendo da qua, da questo punto fate una leggera marcatura per dare questo movimento, però poi ammorbidite, perché sennò poi si vede brutto il segno, e quindi questa è la gambina. E così, come questa, si fa anche l'altra. Alla fine abbiamo, deve misurare 3,7 cm di lunghezza una volta che avete lavorato, allungato la pasta. Quindi come questa andate a formare anche l'altro piedino, l'altra gamba. Quindi ho fatto anche l'altro. Ecco, andate poi a comparare le dimensioni, se coincidono, se il piedino è uguale all'altro. Comunque, voi fate prima un rotolino di 3 cm, come vi ho detto, alla fine dovete avere un risultato pari a 3,7-3,8 di lunghezza della gambina. Ecco, arrivato a questo punto, cosa fate? Prendete i gancetti che avete preparato, ecco, però dovete inserirli in questa maniera. Prendete della colla, della crema per le mani, bagnate uno stuzzicadente di crema e andate a fare un foro qua. Questo perché? Perché voi andate ad inserire dei gancetti che non sono lisci, hanno il gancetto, e quindi bisogna fare in modo che la pasta si rovini il meno possibile. Quindi fate così nelle gambine in alto, fate un bel foretto, un bel foro, e poi prendete il gancio, ci mettete alla base della, dove c'è la capocchietta, il gancetto, dove c'è l'uncino, ecco, meglio chiamarlo uncino perché è un uncino, ci mettete un po' di colla e poi con cautela andate a inserirlo dentro, facendo attenzione, andate dritte, ecco, perché non vada a rovinare quello che avete fatto.
e poi con un pennello di silicone aiutate la pasta a richiudersi, quindi così. Quindi i gancetti vanno inseriti così. Prima mettete un po' di crema per formare un foro e poi con delicatezza andate a mettere il gancio. Quindi vi faccio nuovamente vedere. Prendo l'uncino e lo vado a sistemare proprio con delicatezza dentro, spingo. E poi fate questo movimento perché si assesti bene. Ecco, non dovreste, se fate con calma, non dovreste rovinare nulla. E poi andate a richiudere un attimino il buco. Se vedete che il buco poi la pasta si restringe, ma se doveste vedere che il buco ancora è un pochettino, si vede un po' aperto, andate a metterci della pasta e con dell'acqua e il pennello di silicone andate a tappare il buchino che se notate che si vede, insomma. E questi sono, queste sono le gambine. Si vanno quindi a far asciugare. Per il corpo invece vado ad utilizzare 7.5. In questo caso uso una pasta rosa perché il nastro che voglio utilizzare è grigio, va tendente al grigio perlato, quindi vado a fare una pallina. E poi vado a fare questo movimento. Prendo la pallina in questo così e vado a roteare la palla nelle mie dita per allungare e formare il bustino, per formare la parte più sottile. Poi lo ripongo sul tavolo, lo appiattisco un attimino, vado ad appiattire qua. Questo è il sederino, quindi vado a fare forma al sederino e poi qua faccio, anche se non serve, una leggera pressione per formare l'incavo dove posizionare i gancetti. E nella parte superiore vado a fare il foro dove voglio inserire il collo con un attrezzo a punta, con un pennello di silicone, e faccio la stessa cosa che ho fatto nelle gambe. Quindi bevo un stuzzicadente di crema e vado a crearmi l'entrata per i ferretti così. Poi prendo i miei gancetti, metto un po' di colla e vado ad inserirli. Ecco, fate in modo che la parte vi guardi, l'apertura la guardate frontale, sia frontale, e con l'altro comunque, mi correggo, non vanno fatti 5 di questi. Ah no, sì, 5, 5. Perché uno va inserito poi nella testa. E quindi, ecco, dopo aver inserito il gancetto, se necessario, pulite la colla. E poi, vedete, cioè, se ci sono delle piccole aperture della pasta, cercate di spingere la pasta di modo che si possa chiudere in maniera autonoma, si secca, si restringe, quindi non dovreste avere problemi. E poi, se no, mettete un po' di pasta per fare. Ecco, per quanto riguarda il collo, usate circa 0,2 grammi, non tanto, per formare il colletto, il collo. Quindi prendete una piccola porzione di pasta e andate ad
inserirla. Questa va bene, metto un po' di colla all'interno del foro che ho fatto e ci vado ad inserire il collo. E se c'è bisogno, che poi alla fine lo vedo troppo lungo, che è un po' sproporzionato, lo vado ad accorciare. Non è un problema quello, perché si può accorciare. Una volta che si secca un po', andate ad inserire o uno stuzzicadente o un fil di rame nel collo, perché poi va facilmente inserito alla testa. Dimenticavo, quando avete formato il corpicino a questa altezza, proprio dove sopra, in questo punto, con un uncinetto o con un altro attrezzo che abbia la base arrotondata, andate a fare questa canaletta, perché questa canaletta serve perché il nastro si incastri bene, perché non è che riuscireste anche a metterla la gonnellina, però fate un po' più avrete un po' più di difficoltà. Quindi fate una canaletta, così poi non avrete alcun problema quando. E poi andate a rimarcare, dopo aver fatto questa canaletta con questo attrezzo rotondo, andate a rimarcare con un coltellino, ma non sarebbe meglio usare la cravatta, perché non taglia la cravatta. La cravatta fa solamente una linea di marcatura e basta. Ecco, questo quindi è il corpicino, le gambine e la testa. E bisogna quindi, arrivato a questo punto, fermarsi perché si asciughino bene i pezzi. Questa è già asciutta e prima di mettere gli anellini per attaccare la gamba al corpo, si fanno le scarpette. Quindi prendo la pasta rosa e la vado a stendere. Una l'ho già messa, si stende abbastanza sottile, non tanto. Poi con una tagliapasta di 4 centimetri si fa un cerchietto e poi con uno di 3 si va a tagliare così. Si sistemano le sbavature, si azzottiglia un attimino, si appattisce. Poi, la pasta essendo asciutta, conviene bagnare il piedino o mettere colla se preferite, e poi si va a mettere così. E si unisce dietro. Attaccano bene i lembi. Poi la pasta si unisce, poi si va a tagliare la parte eccedente, si taglia, unite bene e non approfondite tanto il taglio.
poi con un pennello di silicone appiattite bene. Questo lavoro si fa quando le gambine sono asciutte, così potete manipolare bene la gamba senza che si deformi. Quindi si fanno così, le scarpine si mettono così. Ecco, sistemate, se vedete che la pasta non è bella liscia, l'andate a sistemare. E quindi qua sono le scarpine e poi qua potete anche mettere un bottoncino colorato, una perla, un fiocco per rifinire bene. Poi vi serviranno anche queste piccole non mi viene il nome questi anellini per attaccare la gamba al corpo. Questi anellini dovete aprirli in questo senso, così, non così, ma proprio spostando i lati, uno a destra ed uno a sinistra. Poi prendete il corpicino, verificate dove è il culetto e lo mettete in questa maniera, così, perché sennò poi la gamba risulta storta. Quindi prima di posizionarle state attenti a come la posizionate. Poi prendete l'anellino e andate ad unire le due parti così, e con un'altra pinzetta fate lo stesso, tornate, ecco, unite così, stringete bene, prendete l'altra gambina, e fate la stessa cosa, quindi mettete la gambina in avanti così, inserite l'anellino ed inserite il corpo nel corpo e stringete bene. E quindi questo è il lavoro fino a questo punto. Dopodiché prendete 60 centimetri di questa nastrino con a un'altezza di 2,5 x 60 e prendete un ago che abbia la cruna grossa, quella per la cucire le bambole, per la lana. Prendete un pezzo di filo di elastico e andate a cucire questo gonnellino. Ecco, prendete il nastro, qua fate questa pieghetta ed andate a fare questo lavoro. Inserite una parte e poi fate così, questo movimento qua, così. Quindi non facendo così, ma in avanti, dietro, così. Avanti, prima il filo e l'ago in avanti, così. Fate questo lavoro per tutta la lunghezza.
Quando arrivate alla fine fate la stessa cosa, ripiegate e andate a fissare. Il filo, poi cercate di metterlo dritto, sistemate bene il connellino perché si attorciglia. Io uso il filo elastico perché così faccio un bel nodo e essendo elastico riesco ad inserirlo con facilità. Perché se usassi il filo faccio più fatica, invece così lo allargo e lo tendo come voglio. Il filo di elastico è più comodo per questi scopi. Quindi, una volta che ho fatto tutto il giro, vado a fare un nodino. Faccio più nodini per assicurare. Quindi vedete, si allarga, quindi siete sicure che riuscirete a piazzarlo con facilità. Una volta poi che lo fate, lo sistemate bene le pieghette. Ecco, formate un bel circolo con tutto. E lo andate ad infilare nel corpicino, nella canaletta, proprio dove si è formata la canaletta. Mettete un po' di colla, la parte dove avete unito il filo va dietro, state attenti quindi a metterlo ben dietro. E quindi, una volta che avete fissato bene il gonnellino con le pieghe giuste, ecco, sistemate bene le pieghe perché venga va a mettere un po' di colla nella canalina. Faccio altri due nodi per essere sicura che non si può. Poi la colla assicura, quindi si attaccherà automaticamente. Quindi prendo la colla. Questa è la UHU, la metto un po' di colla nella dove ho formato la canalina. Poi pulisco perché ne ho messa un po' troppa. Poi l'apertura, dove avete fatto l'apertura della gonnellina, la mettete dietro e andate a mettere il gonnellino. Tenetelo un pochettino, assicurate che mettete bene le pieghe e tenetelo un attimino perché la colla faccia presa. Se volete potete usare anche la colla istantanea, però io con la colla istantanea. State attenti perché si incolla con facilità, anche si incollano anche le dita se non state attenti. Attente, quindi ecco, assicuro un po' che il gonnellino faccia presa. Ecco, tenetelo un attimino così finché non si asciuga bene. Una volta che ho messo il gonnellino, assicuro un attimino con un elastico fin quando non faccio le braccia. E poi prendo una pallina di polistirolo da 3 cm e taglio, non tanto, ma ne taglio una minima parte. Questa di solito la vado a mettere dietro la testolina perché è piatta, quindi per fare in modo di ricoprire questa parte che sennò verrebbe troppo piatta, vado a mettere una parte di pallina di polistirolo. Quindi una volta che la taglio ci metto un po' di colla e la attacco dietro.
e per fare in modo che non si veda questa linea di giunzione vado a prendere un pezzo di pasta di color carne e ricopro, vado a tappare quella linea. Si vanno i capelli, però io preferisco rivestire quella parte perché esca tutta liscia. Faccio un rotolino, vado a bagnare con un pennello di acqua. Questa testolina l'avevo fatta qualche giorno fa e la vado a mettere. E poi con un pennello di silicone vado ad stenderla bene. Ecco, ripeto, poi vanno, ci va su il capello, ci va su, però cerco di spianare la pasta, tolgo quella pasta che non serve e continuo a fare questo tipo di lavoro. Quindi io metto la pasta solo esclusivamente per ricoprire quella parte, per andare ad appianare. E quindi l'eccedente, quello che è in più, la vado a toglierla. Se c'è bisogno bagno ancora e vado a col pennello di silicone a fare un lavoro abbastanza pulito, così non si vede quella differenza di, così va. Quindi continuo così fino ad avere un lavoro abbastanza pulito. Ecco, quindi sono abbastanza soddisfatta perché comunque ho ricoperto quella, diciamo, quel vuoto che c'era, la pasta è abbastanza liscia. Ecco, quando usate il pennello di silicone e fate questi tipi di lavori con l'acqua, quindi con l'ausilio dell'acqua, quando vedete che il pennello di silicone si sporca di pasta che è quella eccedente, la pulite sul dorso della mano oppure su qualche altra cosa. Comunque il pennello deve essere di silicone perché un lavoro sia ben fatto bisogna che sia sempre pulito. Quindi ora si passa ai capelli. Allora, ho già messo il caschetto di capelli sulla testa, questi sono circa 7.4 di colore nero, di pasta nera. Fate una semplice pallina con 7.3 grammi ed allargate la pasta come ho fatto l'altra volta nell'altro video, se l'avete seguito. Basta fare una pallina, schiacciare e allargare la pasta in maniera sufficientemente per ricoprire tutta la testa, e se c'è un eccesso di pasta lo togliete, nella parte superiore lo tagliate e sistemate con un pennello di silicone. Ora io questa l'ho finita, ora la faccio quest'altra, tipo questa qua. Ecco, ho fatto le varie righe, quindi la linea riga centrale, poi varie marcature della pasta, ed ho messo qua, ho fatto due puntini, due segni con il pennello di silicone e ho messo un filo di rame. Ora vado a fare dei codini. Per fare i codini prendete all'incirca 0.60 grammi di pasta e formate delle gocce lunghe. Ora vi faccio vedere, è semplice. Quindi 0,60 e poi formate delle gocce lunghe, 4 gocce lunghe. Allungate così. Poi io con l'ausilio della
penna d'acqua senza bisogno di usare la colla, perché la pasta comunque è abbastanza fresca, quindi morbida, e si attaccano senza problemi. Poi unisco le quattro punte di questi ciuffetti, metto un po' di acqua e per sicurezza un po' di colla e vado ad attaccarle dove ho messo la filo di rame. Cerco di dare un leggero movimento. Faccio così anche con l'altra, quindi prendo circa 0,60 grammi e faccio quattro piccole goccette lunghe, gocce lunghe. Poi le unisco le gocce, bagno un po' con l'acqua e un po' con un po' di colla e li vado a posizionarle nel rametto, nella filo di rame. Quindi sono è una pettinatura un po' semplice, potete mettere altri codini volendo. Qua l'ho fatto alla stessa maniera, ecco, ed ora faccio una frangetta alla stessa maniera. Metto tanti fili di pasta, quindi piccoli pezzettini di pasta, faccio delle gocce. Poi bagno con l'acqua e le sistemo qua. Bagno e cerco di unire col pennello di silicone mettendo un po' di acqua e cerco di unire la pasta. Ora i capelli giù sono abbastanza secchi.
poi faccio un ciuffetto per metterlo dall'altro lato. Bagno con l'acqua e faccio un altro piccolo ciuffetto nel centro. Metto così e tiro la parte eccedente. Insomma, questa è una pettinatura semplice. Poi, volendo, si possono mettere anche dei fiocchi. Ora l'unica cosa che rimane da fare sono le braccia. Per le braccia si usano, io utilizzo 1,5 grammi di pasta color carne, e mi sciacquo le mani perché se l'ho un po' sporche di pasta nera, e riprendo subito. Quindi prendo 1,5 per braccio, mi peso, quindi 1,5. Sì, fanno dei rotolini di 3 centimetri circa, come si fa con le gambe, la stessa cosa. Quindi si fanno dei rotolini e poi con una stecca a circa un centimetro si segna, e la metà si segna. Poi il polso si assottiglia. Qua, in questo punto dove è stato segnato la pasta, si fa così e si va ad assottigliare. Si fa prima, io faccio prima il braccio destro, quindi taglio in questo punto per segnare dove va il pollice e cerco di assottigliare il polliciotto. Allungo. Alla fine dovreste avere un braccio lungo 4 cm. Poi in questo punto dove c'è il gomito io piego un pochettino, e volendo si può assottigliare prima di attaccarlo, si può un po' tagliare perché il l'attaccatura non venga troppo bombata. Comunque poi se si vede un po' di differenza, perché la parte, questa parte è asciutta, questa è bagnata, una volta che si asciuga poi sembrerà meno strano. Quindi metto tutte e due le braccia attaccate al viso, così come ho fatto con questa. Quindi lavoro la pasta, faccio un rotolino pari lungo 3 centimetri e poi segno ad un centimetro circa e alla metà circa vado ad assottigliare dove è il polso, e in questo punto cerco di segnare per poter allungare. Quindi
è lungo 4 centimetri e vado a segnare l'altro pollice, quindi da quest'altra parte. Taglio con un coltellino, cerco di assottigliare il polliciotto e poi vado a piegare cercando di dare movimento al gomito, di formare il gomito. Poi, come con l'altro, vado a assottigliare un attimino su e poi attacco alla bambolina le braccia. Metto un po' di colla qua e un po' sulla manina e la vado a mettere e poi accompagno il movimento così. Anche l'altra, metto un po' di colla anche qua e poi attacco anche l'altro braccio così. Ecco, poi ora dovrò mettere un elastico perché sennò il vestito, sollevandosi, potrebbe andare a, ecco, forzare sulle braccia. Quindi queste sono le due bamboline. Ecco, ora l'unica cosa da fare è, come ho fatto con questo, metto il gancetto. Ora si asciuga un po', poi metto il gancetto per poter mettere un ciondolo, farne un portachiavi, e comunque potete decidere voi come come utilizzarla, insomma. E niente, questo è il tutorial di oggi. Ecco, un'altra cosa, potete abbellire le scarpine con un fiocchetto, con una perlina, mettere qua dei fiocchetti o mettere qualsiasi cosa voi vogliate. Potete sbizzarrirvi, insomma. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao.